Ciao, siamo su Evolution con un Tegra Note 7. Questo è il primo tablet di Nvidia, un 7 pollici con processore Tegra 4 quad core e stylus integrato con alcune funzionalità esclusive che solitamente si trovano solo sui prodotti di fascia alta. Sarà disponibile in Europa attorno ai 200 euro dalla metà di gennaio. Dietro di me è tutto pronto per la recensione, io ho anche la magliettina verde abbinata al logo dell'azienda, quindi vediamo come va. Tegra Note 7 non verrà ricordato come il tablet più bello disponibile sul mercato, è costruito completamente in plastica, a finiture lisce in alcuni punti un po' gommate, simili a quelle del Nexus 7 in altri, ma tutto sommato si riesce a tenere comodamente in mano, anche per via di questo formato con gli altoparlanti frontali che contribuiscono a dare più spazio per i nostri pollici, soprattutto quando siamo qua in modalità orizzontale. Per essere un tablet economico è anche ben costruito, anche se c'è qualche scricchiolio e qualche rumore, però l'ho trovato un po' bruttino da questo punto di vista, devo dire le finiture non ci sono, tutte le porte sono sul lato, la fotocamera ha uno scalino che non è proprio piacevole qua rispetto al telaio e soprattutto è troppo vicina al pulsante on, quindi quando premete il pulsante on finite sempre per coprire la fotocamera, quindi per sporcarla andate a fare la foto e la lentina qua è appannata. Ecco, da qui dal punto di vista estetico insomma il tablet non è un granché. La parte migliore del telaio è probabilmente il vano per estrarre o di inserire a seconda di come la vedete il pennino, perché è semplice da localizzare grazie a queste alettine che sono qua in alto e soprattutto è semplice anche da inserire perché basta premere ed ecco che il pennino ruota e si incastra alla perfezione. Tegra Note è poco pregiato dal punto di vista estetico, questo è vero, però la scheda tecnica è di buon livello. Oltre a 1 giga di RAM e alla piattaforma Tegra 4 di cui parleremo tra poco, abbiamo uno schermo 1280x800 pixel di tipo IPS che però, ad essere sincero, non mi ha entusiasmato in quanto a luminosità e qualità della riproduzione dei colori. Abbiamo una buonissima dotazione di porte con micro HDMI, micro SD, micro USB e la possibilità di spostare le app su una micro SD, 16 giga di spazio interno, WiFi N, Bluetooth, GPS, doppio altoparlante frontali più subwoofer posteriore, con in più senza dimenticare ovviamente il pennino. E questo basterebbe a renderlo perfetto per il web, per i giochi, per i video e qualsiasi altro tipo di applicazione potete trovare su Google Play Store o lo stesso Nvidia Tegra Zone. Ma come se non bastasse, Nvidia aggiunge a questo Tegra Note una versione 4.3 di Android molto simile a quella classica di Nexus, quindi molto molto pulita, senza personalizzazioni eccessive, ma con alcune aggiunte che sono veramente veramente interessanti. Tra tutte troviamo la possibilità di mettere la modalità schermo intero, che soprattutto quando abbiamo a che fare con il browser web, quindi durante la navigazione web, ci permette di sfruttare al massimo lo schermo in modo che sembra quasi di avere a che fare con un 8 pollici, ma soprattutto abbiamo 3 profili energetici che regolano le prestazioni, il frame rate e i core utilizzati dalla piattaforma Tegra 4 e sono una cosa molto molto utile. Si va dal risparmio della batteria al bilanciamento al massimizzare le prestazioni, sono cose che modificano profondamente l'autonomia del tablet. Senza dimenticare, ed ecco che ci siamo arrivati, quella che è la parte migliore di tutto Tegra Note, ovvero la possibilità di utilizzare il pennino Direct Stylus. Qui si usa un normale pennino capacitivo ed anche il display ha un normale pannello capacitivo, non ha un digitalizzatore integrato come i Galaxy Note o i tablet PC professionali con Windows. Però grazie alla potenza di Tegra 4 e alcune ottimizzazioni software si riescono a fare cose come il riconoscimento della pressione, il riconoscimento del palmo e l'integrazione, anche se ancora un po' parziale, con l'ambiente di lavoro Android, che permette di fare ad esempio cose come questa: selezionare una parte del testo, condividerla, salvarla, ma anche scrivere sopra dei PDF, prendere degli appunti sopra lo schermo per poi andarli a salvare o condividerli. Il fatto è che, per quanto sia gradevole avere questo tipo di esperienza su un normale pannello capacitivo, su un tablet così economico, secondo me non si raggiungono le funzionalità, l'integrazione o comunque la piacevolezza d'uso che si ha con un Galaxy Note o con un tablet dotato di vero digitalizzatore. Ad esempio, il supporto alla pressione non funziona con tutte le applicazioni, ma soltanto con quelle Nvidia, perché di fatto non è un vero riconoscimento della pressione, quanto più un premere più o meno questa punta morbida sul pannello, quindi occupare più o meno spazio. E lo stesso vale per le funzionalità di scrittura, che non hanno un sistema di riconoscimento di traduzione in digitale e soprattutto non hanno un metodo di input
che permetta di utilizzare il pennino, quindi la scrittura a mano libera, anche ad esempio per inserire l'URL di un sito web, scrivere una mail o fare una cosa simile. Da questo punto di vista c'è una grande differenza rispetto ai Galaxy Note simili. Non ha avuto risultati molto omogenei con l'autonomia. Tegra Note dura dalle 7 alle 8 ore durante l'uso tradizionale in modalità bilanciata ed è una durata che insomma ricorda un po' quella del Nexus 7, anche se qua c'è da dire che non abbiamo uno schermo ad alta risoluzione. Però di contro ho notato anche che con un test in GPS con Copilot Live in auto il tablet si è scaricato completamente in 3 ore, lasciandomi a metà strada, a metà viaggio, senza più un riferimento. Ok, cosa dire di questo Tegra Note 7? Sicuramente non è il tablet che consiglierei ad un amico, almeno nel settore 7 pollici Android, è chiaro. Gli direi di andare ancora dritto verso il solito Nexus 7, perché qualitativamente con lo schermo HD e anche la qualità costruttiva è migliore di questo Note. In fin dei conti la differenza di prezzo è veramente bassa, però qua ci sono molte cose interessanti su cui Nvidia dovrebbe insistere, e spero proprio che una revisione di Note con processore K1, con il nuovo processore che abbiamo appena visto a Las Vegas, venga commercializzata il prima possibile. Trovate maggiori informazioni su Tegra Note 7 nella recensione completa che è online su evolution.it.